Infatti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncho stola che ho deciso di chiamare Amarena. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama tiramisù, ma a questa colorazione avevo dato il nome Amarena ed è bellissimo. Guardate che colori, è fantastica. E questa è solamente una cake. Vi dico già che è un lungo rettangolo che mi è venuto lungo 44 centimetri, anche se indossato cede un po', quindi arriviamo a circa 46 centimetri, cioè alto, scusatemi, 46 centimetri e lungo 180 centimetri. Io lo adoro, è fantastico, si lavora benissimo e ho utilizzato l'uncinetto numero 5. Oltre a questo fantastico colore che trovate disponibile sul mio sito Filati Elsa, voglio farvi vedere anche altri colori disponibili. Guardate questo color fragola, quanto è bello! Oppure possiamo andare su un classico bianco, grigio e nero che si può abbinare a tutto. Io ho voluto optare per questi colori sempre sullo stile autunnale, invernale, però un po' più briosi rispetto al classico colore. Altra cosa, potreste realizzare sempre questo poncho anche con colori in tinta unita. Ve li faccio vedere. Se volete un colore da poter usare anche durante il giorno, vi consiglio questo blu, oppure potete optare per il nero o per il rosso. Vi metto entrambi i link ai due filati, sia quello sfumato e quello tinta unita. Come vi dicevo, io scusatemi, ho lavorato con l'uncinetto numero 5 e ho utilizzato una sola cake. Una cake va bene anche se siete una taglia M, una taglia L o XL. Però vi dico già che per una taglia M, L, XL di aumentare rispetto a me di qualche catenella iniziale. La catenella corrisponde appunto all'altezza, in modo da averla che vi arrivi come me qui, che vi copre un po', diciamo, tutta la parte avanti e anche la parte dietro. Vi verrà sicuramente più corta, ma non vi preoccupate, io sono 1,74 m e ho delle braccia allunghissime. Quindi per me 1,80 m, guardate dove mi arriva. Se siete più bassi di me, quindi avete delle braccia anche più corte, se vi fa 5 ma anche 10 centimetri in meno è perfetto, oppure può anche arrivarvi qua ed è comunque molto bella. Guardate infatti se piego quanto è bella. Quindi io vi consiglio una cake sola a prescindere di quale taglia voi siate. Certo, se siete una taglia XL e la volete lunga quanto la mia, quindi che vi copre tantissimo, in quel caso vi consiglio due cake. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, sono 5 giri che vanno sempre ripetuti, ma guardate la particolarità perché ci si atterrano strisce chiuse a strisce aperte, quindi forate, ma non solo, queste vedete, queste gruppi di 3 maglie alte, questa sorta di petali, vanno in versi opposti. Qui vedete va da questa parte, mentre qui tende ad andare da questa parte. È proprio perché ho usato un numero dispari di giri che mi permetteva appunto di avere questa cosa di strisce che vanno in senso opposto. E mi piace tantissimo perché dà ancora più movimento a questa poncho coprispalle. Inoltre, voi me lo vedete indossato in questa maniera, ma potete indossarlo anche in un'altra. Ve lo mostro subito perché è semplicissimo girarselo. Vedete, facendo andare le due code dietro così e avere qui davanti, in modo da avere la parte dietro. Se per te tipo avete un vestito che vi lascia la schiena scoperta e la volete coprire, potete metterlo in questo modo e guardate qui quanto è bello anche indossato in questa maniera. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e come sempre mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare speruzzare. Oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio o Filati Elsa, sempre lo stesso canale. Vi ricordo anche inoltre che oggi è l'ultimo giorno per poter avere il 10% di sconto su una spesa minima di 55 euro. Mettete nel carrello tutto quello che volete e partendo da una spesa minima di 55 euro a salire potete mettere come codice promozionale 10% 10 e il simbolo percentuale e ottenere così il 10% sulla somma totale della vostra spesa. Quindi io vi saluto, noi ci vediamo presto con un nuovo tutorial. Per realizzare la nostra stola coprispalle, io ho deciso di utilizzare il filato della Stanley Yarn in tiramisù. Il colore che ho scelto io è questo qui, guardate che meraviglia. Vi dico già che io ho iniziato a lavorarlo perché sono partita a lavorare con il colore più scuro, solo che per farvi vedere il motivo che andremo a realizzare, ho deciso di lavorare con la parte più esterna. Ma io per poter realizzare appunto la nostra stola, che è un lungo rettangolo che poi va piegato su se stesso, sono andata a lavorare partendo dall'interno.
Questi sono diversi colori che abbiamo, guardate qui che meraviglia, ce ne sono anche altri disponibili sul sito, ma se non volete lo sfumato ma volete tinta unita, c'è anche il tiramisù tinta unita. Io in questo caso qui vi sto mostrando il nero, ma ci sono anche il rosso, mi sembra che ci sia un azzurrino, c'è il bianco, quindi vi potete divertire a realizzare col colore che più preferite. Io adoro tantissimo anche questo qui, ma volevo qualcosa di un po' più particolare, per questo sono andata su questa colorazione. Perfetto, allora io lavorerò con l'uncinetto il numero 5. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4 a cui va aggiunta una catenella, questo per avere l'inizio uguale alla fine, quindi multiplo di 4 più una catenella. Nel mio caso ho montato 65 catenelle e questo mi permette di avere una larghezza di circa 44 cm. Mi raccomando, i 44 cm sono la lavorazione senza indossarla, indossando accennando un po', quindi vedrete che quando andate a indossare magari raggiungiamo i 46 cm. La misura è l'altezza del nostro rettangolo. Noi lavoreremo in lunghezza, quindi l'altezza sono le catenelle iniziali, andremo a lavorare in lunghezza. Lavorare in lunghezza significa che io terminerò tutto il mio la mia cake. Ah, non vi ho detto una cosa prima di andare a spiegare il motivo. Per quanto riguarda le taglie più grandi rispetto a me, allora dovete mettere qualche catenella in più. Io consiglio per una taglia M di andare a mettere almeno 8 catenelle in più rispetto a me, per una taglia L andate a mettere almeno 12 catenelle in più rispetto a me, quindi comunque un multiplo di 4. Naturalmente usando tutta la cake non mi verrà lunga quanto verrà a me, io non mi so ancora dire quanto è lunga, ma questo non è un problema. Questo perché io sono comunque molto alta, ho delle braccia lunghissime, quindi a me serve che sia molto lunga il mio rettangolo. Ma se voi siete al di sotto di 1,70 m, va benissimo se andate a mettere più catenelle, però invece di venirvi, non lo so, 160 come a me, vi viene 150. L'importante è che sia l'altezza giusta, quindi che vi arrivi, non so, in vita, dove volete che vi arrivi, più quanto sia lunga, perché comunque è quel genere di coprispalle poncio che scende solo da un lato a coprire un braccio e non tutti e due, quindi anche se non vi arriva al polso ma vi arriva un po' più su, assolutamente questo non è un problema. Un giro e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle di base. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il giro. Mi raccomando, per sapere se avete montato le catenelle giuste, alla fine dovete ritrovarvi con un numero dispari di maglie alte. Se vi trovate con un numero pari, togliete l'ultima, non lo sapete che non è un problema, ma dovete trovarvi con un numero dispari di maglie alte. Quindi io continuo così per tutto il primo giro, poi vi farò vedere come realizzare il secondo. In realtà potrei già fermarmi, vediamo se ho già un numero dispari, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ho un numero dispari. Sapete che si può tranquillamente andare a sciogliere le catenelle iniziali in questa maniera, così non avete problemi se avete montato qualche catenella in più o meno, poi toglierete il filo. Quindi giriamo la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, compresa anche questa maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e vado a realizzare una maglia alta. Scusate, mi è scappato il filo. E andiamo a fare 2 catenelle, prendo il filo, rientro nel foro che della maglia alta che si è appena creato e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, una, rientro 2, rientro 3. Ops, perché oggi mi scappa il filo. Ok, le chiudo insieme e come vi ho detto si ricomincia da capo. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo, rientro nel foro precedente creato dalla mia nuova maglia alta e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, e le chiudo insieme e ricomincio.
maglia alta sopra la maglia alta successiva, maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse andando attorno alla mia maglia alta appena fatta, quindi 1, 2 e 3 e le chiudo insieme e ricomincio, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta successiva. Lo facciamo diverse volte insieme così capite bene. 2 catenelle, entro attorno alla maglia alta e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Vado nella maglia alta successiva, maglia alta, vado nella maglia alta successiva e di nuovo maglia alta, 2 catenelle e vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Ora vado a terminare il giro facendo una maglia alta all'interno della partendo da qui la seconda catenella, ma sarebbe la terza, che è la mia prima maglia alta, ed è il motivo per cui ci servivano le maglie alte dispari, vedete, perché ne abbiamo appunto uno dispari. Terzo giro che è uguale al secondo, però lo faremo in maniera diversa, nel senso che andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra, cioè scusatemi, vado tra le due maglie, tra le due catenelle e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta, e devo fare questo per tutto il giro, maglia alta sopra la maglia alta, catenella, maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, catenella di separazione, maglia alta, catenella di separazione, maglia alta dove ho le 2 catenelle e terminiamo il giro facendo maglia alta, entro nella terza catenella che equileva la mia prima maglia alta e vado a fare la mia maglia alta. Ho terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi andiamo a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta. E continuiamo così per tutto il giro, maglia alta sopra nella catenella, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nella catenella, maglia alta sopra la maglia alta. Quindi quarto giro semplicissimo, e il quinto lo sarà anche di più, maglia alta sopra maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella. Vado a terminare il quarto giro, vi farò vedere come realizzare il quinto e ultimo giro. Sto per terminare il quarto giro, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare sempre la mia maglia alta, entro nella terza catenella che equileva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio ultimo giro, ossia il quinto, e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Questi quindi sono i 5 giri che dobbiamo andare sempre a ripetere. Vedete, si alterneranno così delle strisce di lavorazione forata a delle strisce invece di lavorazione piena, qualcosa per dare ancora più movimento appunto al motivo e alla nostra stola coprispalle. Vi ricordo che le catenelle iniziali equivalgono all'altezza della nostra stola e che noi dobbiamo lavorare in lunghezza, quindi più lunga è meglio è, per poter realizzare il nostro rettangolo. Io adesso finisco il quinto giro, vi faccio vedere come rifare il primo, visto che abbiamo una base diversa. Allora, ho terminato quindi il quinto giro e adesso, come vi ho detto, si ricomincia dal primo e quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta. Come vedete quindi le maglie alte qui all'inizio sono in
verticale sulle maglie alte iniziali. Noterete una cosa: quando andrete a fare il secondo giro, vedrete che la direzione di questo gruppo di 3 maglie alte cambia. Ve lo faccio vedere meglio nella lavorazione che sto realizzando. Ecco qui, vedete, qui si vede meglio. Vedete, hanno direzione diversa, qui vanno da una parte, qui vanno dall'altra parte. Scusate, ve l'ho messo al contrario, perdono. Ecco qui, ecco, vedete, qui vanno verso sinistra, qui vanno verso destra. Volevo questo effetto appunto per dare sempre più movimento a questa stola. E quindi questi sono i 5 giri che dobbiamo andare a ripetere. Io naturalmente vi dirò quanto è venuto lungo il rettangolo e poi come continuare la lavorazione. Allora, io ho terminato il mio rettangolo, è venuto alla fine lungo 180 cm, vedete qui è la parte dove ho iniziato, qui è dove ho finito, e adesso sono andata a piegare in due il mio rettangolo e andremo a cucire dall'esterno verso l'interno, qui in alto, per lasciare invece qui la parte larga aperta per far passare appunto il collo. Io lascerò circa 35 cm, mi raccomando, taglia M lasciate almeno sui 38 cm, taglia L sui 40-41 cm, taglia XL tra i 42-43 cm. Naturalmente il collo è in base a quanto lo volete stretto, se lo volete stringere un po' di più cucite un po' di più. Vi suggerisco di iniziare la cucitura, fermarvi ai centimetri che vi ho suggerito e indossarla. Se volete stringere un po' di più lo scollo, andate a stringere ulteriormente appunto cucendo di più dall'esterno verso l'interno. Una volta fatto la cucitura, io vi dirò se faccio anche un bordino, ma non penso. O però almeno per rifinire il collo. Allora, ho finito di fare la cucitura e ho rifinito il bordino con un giro di gambero, quindi maglie basse fatte al contrario, quindi invece di andare dritto si va all'indietro appunto per formare il nostro punto gambero e avere quindi come un bordino rifinito ma comunque un po' grezzo, e mi piace molto. Naturalmente potreste farlo anche per tutta la parte sotto se vi è avanzato molto filo. Vi faccio vedere quello che è avanzato a me, veramente poco, però potrei farlo, ma preferisco lasciarla così. Quindi, detto ciò, anche questa creazione è terminata.